cambia, siamo noi. L'Osservatorio sulla criminalità organizzata nasce nel 2013, a culminare diciamo, un percorso del mondo accademico milanese, in particolare dell'Università di Milano e ancora in particolare della Facoltà di Scienze Politiche, che nasce nell'anno accademico 2008-2009, ossia l'anno in cui inizia il primo corso in Italia di sociologia della criminalità organizzata tenuto dal professor Nando Dalla Chiesa. L'Osservatorio sulla criminalità organizzata, denominato con l'acronimo CROSS, è un centro di ricerca situato all'interno dell'Università Statale di Milano, ha il compito appunto di effettuare veri e propri rapporti di ricerca, possono essere commissionati da qualsiasi tipo di ente pubblico o privato. Più importanti diciamo che abbiamo svolto in questi anni sono i rapporti trimestrali per la Commissione parlamentare antimafia, quindi abbiamo svolto 4 rapporti trimestrali sulle aree settentrionali, quindi sul l'infiltrazione e la colonizzazione dei territori di non tradizionale insediamento, quindi Lombardia, Piemonte, Veneto, le regioni settentrionali in sostanza, e uno di questi 4 era in particolare sulla criminalità straniera. Poi abbiamo svolto diciamo commissionato dal MIU, quindi al Ministero dell'Istruzione dell'Università della Ricerca, un rapporto di ricerca che è durato quasi 2 anni sulla storia dell'educazione alla legalità nelle scuole italiane. Il tutto c'è da sottolineare anche una certa sinergia con i vari organi amministrativi, per esempio. La criminalità organizzata mafiosa al nord è estremamente presente e il problema primario è che ce ne siamo accorti troppo tardi. Il problema numero uno è, oltre attività illegali, quindi traffico di stupefacenti che persiste anche nei nostri territori, il problema numero uno è la cosiddetta infiltrazione, che poi talvolta e spesso diventa colonizzazione dell'economia legale, quindi del riciclaggio di denaro nelle attività sane, quindi dalla sanità al commercio, alla ristorazione, allo sport, al turismo. Tutti i settori dell'economia sana sono potenzialmente condizionabili dalle organizzazioni mafiose, e quello che si nota da ricercatore ma anche dalle pagine dei giornali o dalle inchieste della magistratura è una certa predisposizione per dei professionisti in generale, non tanto alla denuncia ma alla collusione, o comunque spesso al diventare vittime della criminalità organizzata. Positivo c'è tantissimo, il fatto che ci siano associazioni, che ci siano enti pubblici, privati che finanzino progetti nelle scuole è qualcosa che appunto fino a 20-30 anni fa non si poteva neanche immaginare. Ci sono tantissime associazioni che nei vari territori fanno attività che in qualche modo si legano anche al contrasto alla criminalità organizzata, perché gestire un immobile in un quartiere popolare, per esempio, e fare attività culturali non necessariamente in contrasto alla criminalità organizzata, o meglio, non necessariamente trattando di questi temi, significa anche inevitabilmente lottare anche contro questo sistema. Il caso più incredibile, ma che adesso sta funzionando veramente bene, è il caso della ex pizzeria Wall Street di Lecco, che per 20 anni è stata praticamente ferma e abbandonata. Oggi è denominata Pizzeria Fiore ed è veramente un fiore all'occhiello di quell'economia sana, sociale, che fa veramente del bene. Per me l'Italia che cambia è quella che non se ne va all'estero e decide di rimboccarsi le maniche nel proprio paese. Il proprio paese significa il comune, significa la cittadina, significa la regione, significa la nazione a livello, in senso generale. Aiutare il prossimo, aiutare le persone in difficoltà. Bisogna recuperare la bellezza. La bellezza è nello stare insieme, nel vivere un territorio e nel viverlo
di più, il, diciamo, il meglio possibile.